Dunque, l'argomento più precisamente che intendo trattare sono le virtù nella concezione classica, nella concezione della filosofia greca e del cristianesimo antico e medievale attraverso le figure di Agostino e Tommaso. Dunque, che senso ha trattare delle virtù dopo la rivoluzione culturale del 68, dove si è stabilito ideologicamente che, secondo gli slogan del 68 pensiero, che si è fatto pensiero dominante, si è fatto pensiero dei padroni del discorso, come si è detto prima, è vietato vietare e l'imperativo è quello del godimento illimitato e quello che non esiste alcuna autorità. Secondo questi principi, che senso ha oggi parlare di virtù? Che senso ha riscoprire una concezione di virtù che è stata formulata migliaia di anni fa? Dunque, spero che mettendo in mostra il carattere delle virtù secondo la concezione tradizionale, sarà chiaro anche perché è importante riscoprirle e mi auguro riscoprirle non soltanto nella loro teoria, ma anche nella loro pratica. Dunque, la parola virtù deriva etimologicamente dal latino vir. Vir in latino significa uomo. E questo è perché la virtù è ciò che rende l'uomo tale quale è. Dunque, la virtù è qualcosa che rende pienamente se stessi. È qualcosa che, quando manca, svilisce la natura stessa di essere uomini. E non a caso nel greco il termine virtù si dice arete, che deriva da Ariston, e Ariston significa il meglio, proprio perché la virtù è il meglio che un uomo possa offrire, e difatti un uomo virtuoso è la versione migliore di se stesso, dato che un uomo nella virtù esprime il meglio che può esprimere. Storicamente vorrei fare un breve excursus. Il concetto di virtù è stato formulato per la prima volta da Platone, un filosofo greco del V secolo a.C., che ha postulato per la prima volta questa definizione di virtù come predisposizione a compiere il bene. Non soltanto dunque Platone ci ha fornito una definizione concettuale generica di che cosa sia la virtù, ripeto, predisposizione a compiere il bene, ma ha anche indicato quali siano le quattro virtù che lui ritiene possano in qualche modo far ricadere tutte le predisposizioni a compiere il bene. E queste sono la virtù della temperanza, che consiste nella moderazione dei desideri, la virtù del coraggio, poi definita come fortezza, che sarebbe la forza d'animo necessaria per mettere in atto le virtù, la virtù della saggezza o della prudenza, che riguarda il controllo delle passioni, le discipline e le ordina, e infine la virtù della giustizia, che serve per equilibrare in armonia tutte le altre virtù. Perché è importante partire da Platone? Perché questa scansione delle quattro virtù sarà poi accolta molto felicemente dalla tradizione cristiana. Nel senso che la tradizione cristiana accoglierà queste quattro virtù e le definirà le virtù cardinali, ossia le virtù inerenti alla natura umana, e le prenderà tali quali Platone le ha formulate. Poi, come vedremo in seguito, la tradizione cristiana aggiungerà le virtù teologali, che non sono inerenti soltanto alla natura umana, ma anche alla natura divina di cui l'uomo è partecipe. Dunque, dopo Platone abbiamo un'ulteriore indagine sulle virtù da parte del suo discepolo Aristotele, che in qualche modo ha proseguito sulla stessa strada di Platone, non ha aggiunto né tolto alcuna virtù, però ha voluto fondare, diciamo, metafisicamente il concetto di virtù. Perché Aristotele si chiede: se ci sono dei beni e dei fini che l'uomo persegue, che evidentemente non sono beni e fini assoluti, non sono beni e fini che si cercano per se stessi,
come per esempio il denaro. Il denaro è un bene che l'uomo cerca, ma non per se stesso. È un bene intermedio che utilizza per altri scopi. Dice Aristotele, ci deve essere necessariamente un bene che è perseguito per se stesso. È una questione di causalità, perché se l'uomo è mosso da qualcosa che cerca e che non trova, ci deve essere qualcosa che una volta cercato egli sia in qualche modo soddisfatto, qualcosa che possa andare oltre la pura funzionalità, qualcosa che possa essere considerato appunto bene ultimo di tutti gli altri beni e fine ultimo di tutti gli altri fini. E dunque Aristotele dice appunto non può essere la ricchezza né il piacere, perché il piacere abbrutisce, rende l'uomo a livello di bestia e una volta trovato non lo soddisfa pienamente. Non può essere neanche l'onore, seppure possa sembrare anche il più grande dei fini ad alcuni uomini, perché l'onore è conferito dall'esterno. Dice il bene ultimo che l'uomo cerca è la felicità, e la felicità consiste nell'attività dell'anima secondo ragione, cioè nello pieno sviluppo delle potenzialità razionali dell'essere umano. Vediamo però questo che cosa significa, perché non è una definizione abbastanza chiara a mio modo di vedere. Per Aristotele ci sono due tipi di virtù. Ci sono le virtù etiche, che riguardano strettamente l'agire umano. Dunque il loro campo è quello del combattimento interiore, degli istinti, delle passioni, dei desideri, e in questo senso sono virtù che riguardano puramente l'aspetto dell'azione. Poi ci sono anche le virtù che riguardano l'intelletto e la conoscenza, che sono le virtù dianoetiche. Tra queste virtù però bisogna fare una distinzione, perché Aristotele non considera l'intelletto umano in senso monolitico. Anche l'intelletto umano si distingue nella fase della saggezza e nella fase della sapienza. Adesso la saggezza riguarda appunto la applicazione pratica di quei principi che la sapienza conosce. Dunque si ritorna alla lunga discussione che si faceva prima con Lorenzo Gasperini, prima della mia conferenza, riguardo alla regola o al criterio di un diritto giusto o di un diritto che non è giusto, o fino a che punto si può affermare che un diritto sia assoluto o che non lo sia. La risposta di Aristotele è che la misura della saggezza è il saggio. Dunque sembra dare ragione all'intervento di Gasperini, perché non c'è un criterio formale assoluto per determinare in ogni situazione pratica quale sia l'azione giusta. E questo, secondo me, è un dato che da cattolici che vivono in un mondo moderno l'esperienza ci fornisce continuamente. Ci fornisce continuamente personalmente e anche nel confrontarci con altri cattolici che partono dagli stessi principi nostri, ma magari le applicazioni di questi principi differiscono grandemente e non si riesce a trovare un criterio comune. Dunque, la felicità, che è il fine ultimo, però consiste nella contemplazione della verità, nella conoscenza dei fini e delle verità ultime, che è un'attività propria del filosofo, secondo Aristotele. Proseguendo alla tradizione cristiana, dunque questa è la base, ed è una base molto consistente, molto efficace, molto felice, filosofica, delle nozioni di virtù e delle relazioni tra le virtù e delle loro applicazioni. Agostino di Ippona ha trattato anche lui della tematica delle virtù. Egli era fortemente influenzato dalla tradizione neoplatonica e dunque ha accettato in maniera abbastanza pacifica queste quattro virtù, se non riguardo alla virtù della giustizia ha voluto ampliare quello che Platone aveva definito come rapporto armonioso tra le virtù.
Agostino ne fa anche una questione sociale, dice che la giustizia non è una virtù solo puramente interiore, ma che riguarda anche il giusto rapporto con gli altri, ed è una virtù personale, ma che può essere applicata anche alla società. Dunque può riguardare il personale rapporto che si ha con le persone che ci stanno attorno, che si incontrano, ma anche il rapporto generale che una società stabilisce tra i propri membri e tra i propri corpi sociali. Detto questo, Agostino aggiunge alla concezione tradizionale delle virtù il senso spirituale che esse posseggono, poiché esse hanno una derivazione che non è puramente umana. Le stesse virtù, anche naturali, possono essere suscitate dalla grazia di Dio. Questo non significa che le virtù naturali sono uguali alle virtù teologali, che sono le virtù che riguardano propriamente la vita dello spirito. Significa semplicemente che la grazia di Dio è così potente che può mettere in moto, può perfezionare anche le virtù che naturalmente l'uomo è capace di conquistare con le proprie forze, che sono le virtù appunto di cui hanno trattato i filosofi pagani prima della rivelazione cristiana. Tutte le virtù però infine sono propedeutiche all'ultima virtù per Agostino, che è quella di contemplare Dio faccia a faccia. Dio è quel fine ultimo in Agostino che Aristotele vedeva per esempio nella contemplazione della verità. Agostino identifica la verità con Dio, identifica il bene con la verità e il bene con Dio, e dunque dice che il fine ultimo alla fine di tutte le virtù è Dio, e dice in questa vita afflitta dal peccato originale tutte le virtù sono necessarie, ma queste virtù, una volta che si è raggiunta quella contemplazione perfetta di Dio dopo la vita, nell'altra vita tutte queste virtù sono in qualche modo assorbite nella virtù finale della contemplazione della conoscenza di Dio. Una definizione che dà Agostino per concludere è che la virtù è amare ciò che si deve amare e amare ciò che si deve amare nel modo in cui lo si deve amare. E dunque si vede come abbia una concezione anche lui molto gerarchica, molto ordinata delle virtù, in cui Dio è l'unico oggetto propriamente da amare in maniera somma, e i beni intermedi della creazione hanno da essere amati nella misura in cui conducono alla contemplazione di Dio, che è appunto il fine ultimo. Vorrei anche aggiungere una citazione di Etienne Gilson nel suo testo su Agostino, che riguarda proprio la questione delle virtù. Dice Gilson: è in questa prospettiva, dove tutto si lega e perfeziona e si perfeziona integrandosi, che il concetto di virtù assume la sua peculiarità di significato come stabilità e armonia di chi vive nella tensione al bene, nella ricerca della vera sapienza, che è la felicità e la pace nella vita eterna di Dio. Adesso vorrei proseguire con Tommaso d'Aquino. Tommaso ha subito fortemente l'influenza di Aristotele, non soltanto, però anche lui si basa su questo principio che è agere sequitur esse, ossia quando si parla di virtù si parla dell'ambito dell'azione, e l'ambito dell'azione deve seguire l'ambito dell'essere. L'essere viene prima dell'azione. E dunque un'azione che non sia basata sull'essere, che non sia basata sulla verità ontologica, è un'azione priva di fondamento. Anche Tommaso ritiene che il fine ultimo di ogni virtù e di ogni azione umana sia appunto la contemplazione di Dio, dove l'uomo raggiunge la perfetta felicità, la perfetta beatitudine. Questo è il termine che utilizza Tommaso. E appunto vorrei lasciare la parola al diretto interessato, che dice: l'oggetto della volontà, cioè dell'appetito umano, è il bene universale, come quello dell'intelletto è il vero nella sua universalità.
È evidente quindi che niente può appagare la volontà umana al di fuori del bene preso in tutta la sua universalità. Esso però non si trova in un bene creato, ma soltanto in Dio, poiché ogni creatura ha una bontà partecipata. Dunque è chiaro che la fondazione metafisica e teleologica, cioè riguardante il fine della vita umana, è imprescindibile per comprendere l'ottica in cui Tommaso inquadra le virtù. Il padre Reginald Garrigou Lagrange, a mio modo di vedere uno dei più grandi interpreti del tomismo, ha osservato: San Tommaso considera specialmente gli habitus come qualità operative, ossia come principi di operazione sia acquisiti che infusi, quantunque ci siano degli habitus entitativi, come nell'ordine sovrannaturale la grazia santificante che risiede nell'essenza stessa dell'anima. Gli habitus operativi risiedono nelle facoltà. Dal punto di vista della moralità si dividono in habitus buoni, ossia virtù, e habitus cattivi, ossia vizi. Quindi Tommaso perfeziona la definizione di Aristotele, che prima non vi ho menzionato, che è quella di virtù come habitus. È molto simile a quella di Platone come predisposizione. Che significa habitus? Significa che diventa come una seconda natura, una veste. E ciò si acquisisce mediante la ripetizione, mediante l'esercizio e mediante il mettere se stessi alla prova. Si noti che lo stesso si può dire per il vizio. Anche il vizio si acquisisce e si radica all'interno dell'anima umana mediante la ripetizione, l'esercizio, tra virgolette, e mediante un processo di azione ripetuta nel tempo e di adesione sempre più intensa della volontà all'oggetto dell'azione e del vizio. Dunque, per Tommaso le passioni non sono né un aspetto da condannare negativo, né un aspetto automaticamente buono e salvifico dell'azione umana. Sono una potenzialità inerente alla natura umana che, se ordinata secondo una logica che deriva dalla conoscenza del bene e quindi del fine, può portare a compiere grandi azioni. Si pensi a grandi uomini che nella storia hanno posseduto virtù eroiche o virtù che la Chiesa ha riconosciuto definire la santità di tale persona. Sono in qualche modo persone che hanno una loro passionalità, provano una forte passione per il bene che compiono, una passione che li inonda completamente, ma questa passione non è soggettivamente e arbitrariamente sregolata o in qualche modo voluta secondo un criterio soggettivo, è invece applicata a un ordine oggettivo di beni e di fini che conducono a Dio. Aggiungerei anche che per Tommaso, siccome la carne è debole e tende facilmente al peccato, la ragione deve precedere mediante il giudizio la passione, altrimenti la ragione stessa sarà offuscata se preceduta da una passione non ordinata secondo un criterio razionale. Dunque si torna a quanto dicevo poc'anzi sul fatto che la volontà può scegliere un bene una volta che è stato individuato tramite un criterio razionale. Se la ragione invece è anticipata dalla passione, la volontà può dirigersi verso qualsivoglia oggetto che sia anche malvagio. Infine, Tommaso ha portato un'importante riflessione sulle virtù teologali. Le virtù teologali sono la fede, la speranza e la carità. I filosofi pagani non conoscevano queste virtù poiché non possedevano la rivelazione cristiana. Sono virtù squisitamente legate alla religione cristiana, e Tommaso tratta di queste virtù secondo me in maniera egregia e le rende comprensibili anche a chi il filosofo non è. La fede, dice Tommaso, sarebbe, secondo la
la visione che l'Aquinate dà, l'adesione a Dio per come Dio si è manifestato, per come Dio si è rivelato. E nella fede è possibile una vera e propria comprensione, miracolosa eppure reale, nel senso che con la fede si riesce a comprendere più di ciò che la ragione può comprendere, ma lo si comprende per virtù della grazia divina che ci dona la fede, ma che ci fa vedere realmente qualcosa che altrimenti non sarebbe possibile vedere. Nella speranza, quando si dice la speranza è l'ultima a morire, in realtà si sta affermando velatamente una verità teologica, perché la speranza, secondo Tommaso, è quel legame, quel filo invisibile che ci tiene legati a Dio anche quando ci si trova addirittura in stato di peccato mortale, cioè anche quando ci si allontana tanto da Dio, ciò che ci tiene legati a Lui, dove magari la fede può vacillare e la carità ancora di più, la speranza è ciò che ci tiene vivi in qualche modo, tiene l'anima ancora collegata con il suo fine ultimo. E quindi non basta comprendere, ma bisogna con la volontà essere legati a questo fine che è Dio. E vi leggo una citazione di Tommaso: la fede però è virtù del solo intelletto, mentre l'atto di fede richiede, oltre all'esercizio dell'intelligenza, anche l'adesione dell'energia appetitiva. Siccome infatti i misteri della fede sorpassano di gran lunga le capacità umane, occorre che a fornire l'impeto necessario a generare l'assenso di fede sia la volontà. Ecco perché, oltre alla fede, per assentire alle verità divine è necessaria la virtù teologale della speranza. Dunque la speranza è collegata con la volontà. Quando Paolo dice faccio il male che non voglio o non faccio il bene che voglio, in qualche modo però in quella volontà che resta ancorata al bene, la virtù della speranza si manifesta ed è salvifica, perché laddove la fede viene meno, la carità viene meno, poiché si agisce viziosamente, la volontà resta ancorata tramite la speranza alla grazia di Dio in qualche modo, e permette poi un ritorno allo stato di grazia. E infine Tommaso parla della carità come della virtù più importante, che racchiude tutte le altre, e che egli la descrive come la somma amicizia con Dio, dove i desideri dell'uomo, desideri di Dio diventano i desideri dell'uomo, e dove misticamente l'uomo si unisce a Dio, le intenzioni, il bene che Dio vuole, in una maniera che è difficile da descrivere, è il bene che anche l'uomo vuole, poiché l'uomo non si identifica più con il soggetto individuale di cui si parlava anche nella conferenza precedente, ma non riesce più a identificarsi se non come creatura dipendente totalmente da Dio. E Paolo dice: non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Sono in tempo o posso aggiungere una chiosa finale? Allora, nella concezione moderna, adesso ci sarebbe tutta un'altra conferenza da fare, però la concezione moderna ha stravolto questa visione tradizionale delle virtù, perché si basa su una visione moralistica e legalista dell'azione e del bene. In che senso? A volte si accusa la visione cattolica tradizionale di essere moralista, ma ciò è quanto di più distante ci sia dalla verità. Nella visione moderna la svolta si ha prima di tutto con Lutero, perché Lutero ha separato l'agire dalla felicità, cioè ha separato il fondamento metafisico dell'etica e della morale dal suo naturale sbocco, nel senso che se c'è una ragione per agire bene, l'azione è fondata ed è anche razionalmente comprensibile, spiegabile, e la volontà ha un criterio per sceglierla. Se invece non c'è alcuna fondazione metafisica all'azione,
l'azione buona potrà solo essere ordinata in virtù di se stessa, ossia in virtù di appunto una concezione moralista o legalista. In che modo c'è stata questa separazione in Lutero? Perché Lutero dice che è impossibile con le azioni umane meritare in nessun modo la salvezza, la grazia completamente da sola, senza la collaborazione umana, dalla salvezza. Se è così, dunque, non c'è conseguenzialità tra le mie azioni e il mio fine ultimo, che è la salvezza. E di qui si crea la frattura, che poi Kant porterà all'estremo dicendo, appunto, con l'imperativo categorico, dicendo un'azione deve essere buona, se è buona deve essere tale in tutte le situazioni, sempre e comunque, perché in virtù di se stessa, cioè senza né un criterio ontologico che la causi e né un criterio pratico in cui essa si applica a seconda, in diverse modalità, a seconda delle diverse situazioni. Grazie. Complimenti. Dunque, io vi riporto il giudizio che ha dato Don Stefano, andato via, doveva scappare, se è venuto dalla Sardegna, ancora deve dimessa. Si è complimentato, ha detto guarda, vero? Ha detto non credevo che a Civitella aveste un gruppo di persone, solamente ho visto i giovani così preparate e altrettanti a sentir parlare, cioè, sono rimasto emozionato, sono rimasto che diceva se forse eravamo in pochi, lui ha detto, dice ma anche noi siamo stati anche in meno ed eravamo anche come qualità molte volte anche minori, quindi quello che ha detto lo trasmetto a voi. Poi non vorrei ringraziare per tutta la giornata il molto reverendo Don Gabriele, che oltretutto ci ha fatto una relazione davvero bella. Quindi noi vogliamo sperare, poi penserà Ascanio, di rivederci e di riprendere i nostri convegni consuetudinari, anche se io penso che purtroppo nulla sarà come prima, molte cose sono cambiate, comunque di riprenderli oramai a marzo, nella seconda settimana, di continuare la tradizione. Domani mattina alle 10 celebriamo la Santa Messa qui, direi, che la sua la Rocca non hanno il tavolo lì e purtroppo è peccato, perché se comunque andiamo dopo nella chiesa di Sant'Jacopo e diciamo De Profundis davanti ai resti delle ossa dei soldati. Quindi direi si chiude questo nostro convegno, stasera poi ci ritroviamo in spirito cameratesco per la cena e con il canto del Credo. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrem, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum genitum non factum, consustantialem patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines
et propter nostram salutem, descendite celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pronomis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptismam in remissionem peccatorum et expecto resurrectione mortuorum et vitam venturi seculi. Benedizione Onipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amen. Amen.